Ciao a tutti, benvenuti nella nuova live di A Capo Web. Oggi parleremo di un argomento di marketing sostanzialmente, ma un argomento molto semplice, quindi non spaventate, non temete cose stracomplesse e impraticabili. Anzi, è proprio un concetto marketing molto molto semplice e applicabile a tutti i livelli, quindi in qualsiasi contesto, piccole attività, micro micro piccole attività, chi ha gli inizi, chi è più avanti, tutti. E che anzi è un concetto che è molto utile, nel senso che una volta applicato dà davvero dei grossi risultati pur nella sua semplicità. Quindi, qual è questo concetto? Allora, ve ne ho parlato lunedì su blog, però per chi se lo fosse perso, adesso ve lo riassumo. Allora, il concetto è quello degli utenti caldi e freddi, sostanzialmente. Caldi, freddi e bollenti. Allora, riassumo brevemente qual è questo concetto. Allora, sostanzialmente noi abbiamo sui nostri canali vari tipi di utenti, cioè gli utenti che, no, che visitano, diciamo, i nostri canali non sono tutti uguali, a partire da questo assunto, perché ci sono gli utenti freddi, ossia quel tipo di persona che non sanno chi siamo, non ci conoscono, non hanno mai sentito parlare di noi. E poi ci sono gli utenti caldi, che invece sono i nostri follower, quelli che leggono i nostri post, ci seguono sui social, magari sono iscritti alla newsletter, eccetera. E poi ci sono gli utenti bollenti, che sono invece quelli che hanno già acquistato da noi, quindi diciamo i clienti fidelizzati. Sono tre categorie diverse e quindi tre tipi di persone che hanno bisogno di una comunicazione diversa. Non si può pensare di parlare allo stesso modo con tutti e tre, perché otterremo risultati diversi. In che senso? Nel senso che, per esempio, l'utente freddo, proprio per il fatto che non ci conosce, non sa chi siamo, cercare di vendere all'utente freddo è praticamente inutile, perché se non sa chi siamo, non si fiderà, non si fiderà ad acquistare da noi. Ok? Se magari vendi l'oggettino da 5 euro, magari ok, ce la fai lo stesso. Però se invece vendi cose un po' più costose, magari anche particolari, eccetera, riuscire a vendere a un utente freddo è molto molto difficile. Per cui cercare di vendere all'utente freddo è inutile. Quello che bisogna fare con un utente freddo è cercare di trasformarlo in un utente caldo, ossia un utente che ci conosce, sa chi siamo, si fida di noi, ovviamente, anzi gli piacciamo, perché se ci segue sui social, eccetera, perché ovviamente gli piacciamo cosa facciamo, gli piace cosa facciamo, e quindi è che è pronto a acquistare, perché se nel momento in cui un utente diventa caldo, vuol dire che è pronto proprio per acquistare nel momento in cui gli proporremo il nostro prodotto. Quindi quello che bisognerà fare sarà proprio andare a prendere l'utente freddo, scaldarlo per farlo diventare caldo e poi tenerlo caldo e quindi bollente in modo che acquisti più e più volte da noi. Perché ovviamente nel momento in cui un utente ha acquistato una volta non è che ci dimentichiamo di lui, ciao, basta, arrivederci. No, anzi, è un vero peccato, una perdita grossissima fare così, perché nel momento in cui un utente ha acquistato una volta è diventato utente bollente. Cosa vuol dire? Utente che acquistato, si è trovato bene, si spera ovviamente, se nel caso si è trovato bene, questo utente vorrà acquistare ancora da noi, ok? Quindi se lo dimentichiamo, non facciamo più niente per lui, non gli proponiamo qualche offerta, non gli diamo quello che lui si aspetta da noi, questo utente si raffredderà e quindi tornerà a essere un utente caldo, magari non acquisterà più da noi per un sacco di tempo e abbiamo perso un'occasione. Mentre invece se riusciamo a tenerlo bollente, quindi a proporgli magari di acquistare ancora qualcos'altro, magari un prodotto correlato, avete presente quando andate su Amazon o comunque in generale sugli e-commerce, quando vi dicono, compare la finestrella che dice chi ha acquistato questo prodotto ha acquistato anche questo e questo, oppure hai acquistato un prodotto e sotto ti appare la scritta, magari potrebbe interessarti anche questo e questo. Ecco, è tutto un modo per applicare questa tecnica, cioè una persona che ha già acquistato una volta, sarà molto più facile che acquisti altre volte, altri prodotti. Quindi è il discorso appunto di tenere l'utente bollente, quindi fare in modo di farlo acquistare più e più volte da noi. Il vero problema, però, la vera difficoltà, come mi avete qui scritto anche nei commenti, è quello poi di trasformare in realtà l'utente freddo da utente caldo, cioè fare in modo che l'utente che non ti conosce si fidi, inizi a seguirti, si fidi e poi diventi un cliente di fatto. Perciò quello appunto di cui parleremo oggi sarà proprio questo, cioè come creare una strategia, l'argomento di oggi è questo, come creare una strategia di marketing per tutti e tre questi tipi di utenti. Scusate, leggo un attimo i commenti. Ok, ciao, benvenute. Allora, quindi quello di cui andremo a fare adesso sarà appunto, vi spiegherò un pochino come creare dunque una strategia che possa prevedere
l'uso di queste tre categorie di utenti e poi passerò a rispondere alle vostre domande. Quindi, se avete delle domande su questo argomento, iniziate già adesso a scriverle nei commenti, così dopo, quando passerò al momento delle domande, passerò direttamente a rispondervi. Oh, bevo un sorso d'acqua. Ok. E passiamo al discorso della strategia. Allora, come si crea una strategia? Allora, come prima cosa, banale ma fino a un certo punto, è quello di scegliere un canale per ognuno di questi utenti. Come dicevo prima, queste tre categorie di utenti hanno bisogno di una comunicazione, dei contenuti diversi. Quindi, come prima cosa, dovete cercare di individuare dove si trova questa categoria di utenti, che canale utilizza. Ossia, la domanda che vi dovete porre, semplificando al massimo, è: l'utente freddo, cioè quello che non mi conosce, dov'è che si trova? Cioè, dov'è che io posso agganciare, trovare, attirare un utente che non ha mai sentito parlare di me? Non so, Instagram, Facebook, Pinterest, Google, non lo so. Pensateci, a seconda, ovviamente questa risposta cambia a seconda di ognuno di voi, ovviamente, perché dipende dal target, ovviamente. Quindi è una cosa che dovete valutare voi. Una volta che avete individuato un canale per ognuna di queste categorie, quindi un canale per agganciare gli utenti freddi, un canale per parlare e vendere agli utenti caldi e un canale per rivendere agli utenti bollenti, scrivetevi e quindi vi segnate appunto questi tre canali per fare la strategia appunto per raggiungere ognuno dei tre tipi di utenti. E questo è il punto 1. Dopodiché, quando avete individuato i due canali, passerete al punto 2, ossia decidere cosa fare e postare su quei canali, ovviamente. Quindi, cosa scrivere, come usare in generale quei canali per far sì che fruttino, che vi portino il risultato per cui li state utilizzando. Facciamo un esempio, così magari ci capiamo bene meglio. Allora, per esempio, una strategia a caso potrebbe essere: ok, allora io decido, cioè decido, capisco che i miei utenti, il mio target, in realtà, il mio target, gli utenti freddi del mio target si trovano magari su Pinterest o magari Instagram. Bene, mettiamo che sono su Instagram. Allora io, ovviamente, mi creerò un account se non ce l'ho su Instagram. E andrò a postare quindi su Instagram tutta una serie di contenuti adatti ad attirare l'attenzione degli utenti freddi. Quindi, come diceva, dato che dall'inizio dicevamo che gli utenti freddi non ci conoscono, non sanno cosa facciamo, quindi su Instagram io non andrò a vendere, non andrò a dire comprate il mio prodotto, oh, oggi ho messo in vendita X. No, dato che su Instagram ho deciso. Se ho deciso questo, ovviamente, se ho deciso che Instagram è il canale che userò per gli utenti freddi, allora su Instagram io andrò semplicemente a presentarmi, a dire cosa faccio, a mostrare dietro le quinte, a cercare di far capire alle persone cosa faccio, che tipo di prodotti o servizi realizzo e quindi a cercare un po' di fidelizzare queste persone. E poi, ovviamente, cercherò di trasformarle in utenti caldi. Nel momento in cui saranno diventati utenti caldi, allora passerò sul secondo canale che ho destinato agli utenti caldi, che potrebbe essere, per esempio, la newsletter. Per esempio, se io appunto dicevo usiamo Instagram per utenti freddi, come faccio a capire che un utente freddo è diventato un utente caldo e quindi passarlo alla newsletter? E beh, per esempio, io potrei, alla fine di un post su Instagram, potrei dire se ti interessa questo argomento, se ti interessa questa offerta, se ti interessa qualcosa che avete postato, iscriviti alla mia newsletter per continuare a seguire i miei aggiornamenti, per saperne di più, per vedere dietro le quinte del mio lavoro, per vedere, non lo so, l'approfondimento su questo argomento, eccetera. Cioè, praticamente dovete sul canale, diciamo, che viene usato dagli utenti freddi, dovete praticamente dire a questi utenti, cioè fare in modo che questi utenti che da freddi si stanno un po' scaldando, dare a loro la possibilità di passare al canale per gli utenti caldi, ovviamente. Metti caso che appunto nel caso avete scelto la newsletter, dare in modo agli utenti che sono su Instagram di iscriversi alla newsletter, invitarli a farlo tramite link in bio o cose di questo tipo. E quindi questo è il secondo punto. Poi una volta che appunto mettiamo appunto scelto come canale per gli utenti caldi la newsletter, allora a quel punto nella newsletter voi andrete a vendere direttamente i vostri prodotti perché è il canale degli utenti caldi, cioè quelli che sono pronti ad acquistare. Quindi allora lì andrete a promuovere i vostri prodotti, le vostre offerte, eccetera, eccetera. Dopodiché, una volta che avete venduto, pensiamo invece al canale degli utenti bollenti. Quale potrebbe essere il canale degli utenti bollenti? Potrebbe
potrebbe essere un'altra mailing list, per esempio, quindi magari non la stessa newsletter che usate per gli utenti caldi, ma una seconda lista riservata solo a chi ha già acquistato da voi, quindi utenti, clienti fidelizzati, eccetera, a cui magari fate offerte speciali riservate solo a quelle persone lì, una specie di club, un club VIP, diciamo, riservato solo a questi clienti super fidelizzati. O magari potrebbe essere anche un ads su Facebook, banalmente, cioè create un ads che va a targetizzare solo le persone che sono magari iscritte alla vostra newsletter, oppure che hanno acquistato un vostro prodotto sull'e-commerce. Cioè andate comunque a creare un ads che vada a colpire, quindi a mostrare l'ads solo a quelle persone che hanno già fatto un acquisto sul vostro sito, sul vostro shop, eccetera. Sono tutti esempi. Come dicevo prima, dipende dai canali che scegliete, dipende dal vostro target, da come risponde il vostro target alle varie cose. Quello che conta è scegliere tre canali, uno per ogni tipo di utente, diciamo così, e poi pensare appunto a una strategia dei contenuti per ognuno di questi canali, di questi utenti, sostanzialmente. Ora vedo che c'è qualche commento. Allora, vediamo se qualcosa qui devo rispondere al volo. Ciao, è una domanda. Ok, allora aspetta, domanda le tengo per dopo. Ok, allora le domande vi rispondo dopo. Prima, allora, adesso ho finito la lezioncina. Adesso passo a rispondere alle domande che mi hanno già fatto gli utenti prima e poi passo alle vostre. Quindi tranquilli, rispondo a tutti, ce la facciamo. Allora, dicevo, passiamo adesso alle domande che mi erano state scritte prima nei commenti e poi passo alle vostre. Allora, cominciamo con la domanda di Alessandra che chiede: bisogna rivolgersi a turno un po' ad uno e un po' all'altro? Allora, ti ho già praticamente risposto con la spiegazione di prima, però sostanzialmente no, cioè ogni canale dovrebbe essere principalmente, perlomeno, rivolto a un tipo di utente. Quindi, se Instagram, per dire, è per gli utenti freddi, vuol dire che non è che devi fare una volta un post per gli utenti freddi, una volta per gli utenti caldi, eccetera, no. Sono 90% per gli utenti freddi, poi vabbè, ovvio che ci puoi ogni tanto, cioè, per dire se hai lanciato il tuo nuovo prodotto, non è che su Instagram proprio non lo dici a nessuno, ovvio che lo dirai lo stesso, però devi considerare che su Instagram non è che stai a spammare, a dire tutti i giorni guardate che c'è il mio nuovo prodotto, guardate che c'è il mio nuovo prodotto, no, perché sai che Instagram lo usi solo per gli utenti freddi, quindi a cui proprio gliene frega poco, per esempio, sto facendo solo degli esempi. Quindi può esserci ovviamente qualche piccola integrazione sui vari canali, però ricordi sempre che l'uso di un canale è proprio principalmente per un tipo di queste categorie di utenti. Ecco, quindi tuo obiettivo, diciamo, nel piano editoriale deve essere quello di dire ok, questo social mi serve principalmente a questo. Poi ogni tanto ci inserisci anche qualcosa di altro tipo, però lo scopo principale, quindi la maggioranza dei post, deve essere per quel tipo di utente lì. Poi, l'altra domanda è quella di Laura che dice: scaldo poco gli utenti prima di lanciare, quali sono gli step giusti da seguire ai tempi? Allora, il discorso dei lanci è un po' un discorso a parte, nel senso che è un discorso un po' lungo che non possiamo affrontare oggi, se no ci impieghiamo e arriviamo a sera. Però, allora, il concetto base dei lanci ovviamente è sempre lo stesso, cioè quello che bisogna fare è ovviamente prendere gli utenti, scaldarli abbastanza a lungo, in modo tale che nel momento in cui tu lanci sono caldi e quindi hanno voglia di acquistare. Proprio riassumendo proprio in maniera super. Quindi il principio è questo. Dopo, chiaramente, i tempi dipendono un po' da quello che vendi, dalla tua strategia, dai tuoi follower, se sono persone molto molto fidelizzate che quindi rispondono benissimo a quando lanci, oppure se sono persone, sono follower un po' freddini, cioè che non sono proprio caldi, ma sono un po' tiepidini e quindi bisogna un pochino insistere. Se magari dipende anche appunto da quello che devi lanciare, se magari è un prodotto che magari è subito in vendita, se è un prodotto che magari lasci in vendita solo per un periodo preciso, se è un corso magari, che magari è un corso in aula, quindi sarà disponibile solo in determinati giorni, orari e luoghi. Insomma, sono tantissime variabili. Quindi non c'è, diciamo, una regoletta di dire bisogna lanciare entro X, fare questo, questo e questo. No, perché ovviamente i lanci, come in generale qualsiasi strategia di marketing, è personalizzata, cioè ognuno di noi, a seconda di quello che vende, del suo target, eccetera, deve un po' crearsi la sua strategia in base appunto alle sue esigenze.
Al di là di tutta questa lunga premessa, diciamo che per quello che ho visto io dalla mia esperienza, un prelancio, cioè tutta quella fase in cui tu trovi gli utenti nuovi, se ne cerchi di nuovi, perché potrebbe anche essere, cioè conosco persone che quando lanciano un prodotto lo lanciano solo i propri follower, cioè non vanno a cercare nuove persone. Quindi per dire, cioè, se tu sai che hai al tuo newsletter, hai una mailing list fenomenale, dove ci sono centinaia e migliaia di iscritti, che ogni volta che lanci qualcosa lo acquistano in massa, non hai neanche bisogno di fare chissà che super strategia di prelancio o che. Però diciamo che di solito il prelancio è cercare nuovi utenti, scaldarli e poi appunto nel lancio lanciare e vendere. Quindi questa fase di prelancio, cioè trovare gli utenti e scaldarli, di solito dura un mese e mezzo, non di meno, ecco, di solito, poi ripeto, dipende da caso a caso, però in linea di massima un mese e mezzo, io ti direi come tempi, non di meno, perché di meno secondo me non riesce a scaldare abbastanza le persone. Ok, allora adesso passiamo alle vostre domande. Allora, adesso le tiro su anche le vostre, così non ce le perdiamo. Allora, cominciamo dalla prima. Allora, ciao Elena, domanda. Allora, hai detto che bisogna andare dove ci sono i clienti freddi, ma su Facebook, dove ci sono la stragrande dei miei possibili clienti, molto spesso ci sono restrizioni alla pubblicazione dei propri prodotti. Come aggiro queste restrizioni? Allora, qui c'è un errore di comprensione, nel senso che bisogna andare in cerca di clienti freddi, ma come dicevo prima, ai clienti freddi non si vende. Quindi non è che tu vai in un gruppo Facebook a mostrare il tuo prodotto, perché lo stai vendendo. Al di là, appunto, come dici tu, che ci sono restrizioni per cui non lo si può fare nella maggioranza dei gruppi, ma anche se si potesse, non avrebbe senso, perché un utente freddo non compra nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi che tu vada in un gruppo, anche se lo permette di postare il tuo prodotto, non serve. Come dicevo prima, l'utente freddo va scaldato. Per scaldarlo non è che gli fai vedere il tuo prodotto, non è quello che lo scalda. Per scaldarlo devi offrirgli valore. Per offrirgli valore cosa vuol dire? Vuol dire raccontargli un po' di te, offrirgli dei contenuti utili a lui, quindi potrebbero essere dei consigli, potrebbero essere delle foto ispirazionali, potrebbero essere delle citazioni, tante cose, cioè, ma comunque cose che il tuo target, e torno a dire target, perché ovviamente queste cose variano a seconda di ognuno di noi, a seconda del tipo di attività, eccetera, cose che il tuo target ritiene utili e interessanti. In quel modo tu lo scaldi, non è che lo scaldi facendogli vedere il prodotto. Lo scaldi facendogli capire che tu lo capisci, capisci il tuo cliente e tu gli puoi dare quello che lui sta cercando, gli puoi dare, lo capisce, quindi gli sai dare proprio quello di cui lui ha bisogno, in modo che magari è un po' inconscio, cioè che tu hai questo filo diretto con questa persona, lo capisci e quindi lui sarà portato a fidarsi di te, a acquistare in futuro, eccetera. Per scaldarlo intendo questo, cioè dargli valore, dargli contenuti, eccetera. Cioè, perché tutti quanti sui propri siti, eccetera, articoli di blog si danno i freebie, i regali gratis, questo e quest'altro? Per strategia, cioè banalmente, nel senso che è in questo modo che gli utenti si scaldano e si fidelizzano, dando qualcosa in cambio. Non puoi pretendere che la persona che non ti conosce, ti incontra per strada e gli to, compra. No, cioè prima gli devi presentare e dire ciao, guardi, io mi faccio questo, faccio quest'altro. Fargli capire tu cosa hai di speciale rispetto a Tizio, fargli vedere il valore perché tu sei particolarmente brava a fare quella cosa lì, perché i tuoi prodotti sono di qualità rispetto a quelli di un altro, eccetera, eccetera. Valore, ok? Poi, altra domanda. Allora, ciao Elena, questi consigli valgono anche quando si vende principalmente tramite marketplace? A questo consiglio di oggi vale per tutto, qualsiasi tipo di canale, ma anche offline, cioè anche se vendete per strada, ai mercatini, negozi fisici, cioè questa è una strategia base che vale proprio davvero per tutto, utenti freddi, caldi e bollenti, quindi è applicabile davvero per tutto. Certo, nel caso del marketplace, se il marketplace è il tuo canale di vendita, devi ovviamente creare una strategia che porta gli utenti lì come nella fase di acquisto, ovviamente, quindi magari l'acquisto. Se tornando all'esempio che ho fatto prima, il discorso che gli utenti caldi li usi tramite la newsletter. Ecco, magari nella newsletter, nel momento in cui tu vendi, metti il link al tuo marketplace, per dire. Semplice, ecco, semplicemente li rimandi lì, ecco, a comprare. Gli avvisi della vendita nella newsletter, però poi li rimandi là a comprare.
Per utente caldo si intende solo chi alla fine acquista indipendentemente dalle interazioni su quei social, quelli che commentano sempre ma non comprano mai. Come sono? Allora, rispondiamo una cosa per volta. Scusate, un sorso d'acqua, oggi si muore. Si muore di caldo. Allora, per utente caldo si intende solo se chi alla fine acquista? Allora, l'utente caldo non è chi acquista, ma chi è pronto ad acquistare, cioè quello che non ha ancora acquistato, ma è pronto a farlo, sta per, cioè nel senso che nel momento in cui tu gli mostri il prodotto, lui è ben propenso ad acquistare, non è sicuro che lo farà, però è ben propenso, cioè ha voglia di farlo, ecco. Quindi se non fai sciocchezze, se ti promuovi bene, tutto, se hai fatto una buona selezione del target, eccetera, dovrebbe andare bene. Indipendente dalle interazioni su quei social, sì, le interazioni non c'entrano. Quelli che commentano sempre ma non comprano mai, come sono? Beh, quelli non sono ovviamente, beh, sono, tecnicamente sono utenti caldi, nel senso che se fanno tante interazioni, tecnicamente sono caldi, però il fatto che non acquistino mai, chiaramente vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. O quelli che commentano sempre non sono in target con i tuoi prodotti, anzi, probabilmente è questo, cioè vuol dire che tu hai scaldato un tipo di target. E però poi quando vendi, vendi un qualcosa, un tipo di prodotto che non è adatto a quel tipo di target che hai scaldato. Non so se il concetto è chiaro, cioè come se tu attirassi, un esempio un po' semplice, non so, attiri in una piazza col banditore, tutto quanto, il megafono, eccetera, attiri in una piazza dicendo, ah, oggi regaliamo caramelle. E poi dopo la gente, quindi non so, accorrono bambini che vogliono le caramelle, eccetera. Poi una volta che tutta questa gente arriva lì, in realtà tu regali, non lo so, libri. E allora nessuno li vuole perché erano venuti lì per le caramelle, per dire. Adesso qui ho banalizzato al massimo, però c'è probabilmente un problema di questo tipo, cioè il tipo di prodotto che stai offrendo non è in linea col tipo di target che hai scaldato. Quindi insomma, fatti qualche domanda sul target, su come stai attirando il target, ecco. Ok, poi, ciao Elena, ma se siamo un solo canale per tutti gli utenti? Allora, qui ovviamente le cose si complicano, ovviamente sì, no, no, vabbè, si può ovviamente fare lo stesso, però è più difficile ovviamente perché devi un po', allora in questo caso sì, che devi un po' alternare i post e quindi la tua comunicazione differenziale a seconda del momento. Avere un solo tipo di canale però è davvero molto limitante, cioè proprio perché sei costretto, come dicevo, a alternare i tipi di post, cioè oggi faccio un post per utenti freddi, domani utenti caldi, eccetera. Però diciamo che comunque un tipo di canale vale fino a... cioè, allora raccolgo un attimo le idee per cercare di spiegarmi in modo più chiaro possibile. Allora, mettiamo che hai, faccio un esempio, se poi vuoi aggiungere nel commento per spiegare meglio la tua situazione, magari faccio una cosa un po' più mirata. Però mettiamo che tu hai solo la pagina Facebook, o tu dici io ho un solo canale, vero? Però in realtà Facebook è un multicanale, nel senso che tu hai una pagina, però Facebook ha anche i gruppi, ha anche le ads, quindi di fatto i canali, per esempio questi qua che ho citato, sono tre: la tua pagina, il gruppo, le ads. Quindi in realtà il canale non è solo uno, quindi per dire potresti usare la pagina per gli utenti caldi, il gruppo per gli utenti, sto sparando a caso, utenti bollenti, il gruppo e altri gruppi di altre persone dove si trova il tuo target per gli utenti freddi, per esempio, o magari le ads per gli utenti freddi, o magari le ads per gli utenti bollenti, a seconda di quello che fai. Però per dire, ti hai capito un po' il discorso, cioè ok, avere un solo canale, ma accertati che il tuo sia davvero un canale solo, cioè che non sia possibile in qualche modo quel canale lì suddividerlo in altri sottocanali, in un certo senso, ecco. Ah no, questa non è una domanda. Meno male che questo è del tuo corso, ecco, bravissima. Sì, allora, a questo proposito, allora, se volete aggiungere domande, ovviamente postatele adesso, diciamo, nei commenti che vi rispondo prima di chiudere. Allora, sì, allora, a proposito appunto del discorso del corso, volevo dirvi che il corso rimane, ah, giusto, non ho detto che corso, nel caso qualcuno non lo sappiate. Allora, il corso di cui sta parlando è il corso Cliente Ideale Dove Sei, che serve proprio per studiare e attirare il proprio target.
Ecco, questo corso qui rimane in offerta adesso per altri pochissimi giorni fino al weekend, quindi se ci state facendo un pensierino, sbrigatevi perché dopo non è più in offerta. Dopo sarà a prezzo pieno, cioè si può ancora acquistare fino al 6 agosto, dopo invece le iscrizioni chiudono fino al 2019, quindi insomma pensateci un attimo bene perché dopo ci impiegherà a tornare attivo. Però dicevo, se ci state pensando, ecco, pensateci alla svelta entro il weekend perché dopo appunto lo sconto finisce, quindi sarebbe un peccato perdere la possibilità di avere lo sconto solo magari perché ve la siete presa troppo comoda, ecco, tutto qui. Ok, allora se non ci sono altre domande, ragazzuoli, io vi saluterei. Aspetto qualche istante per vedere, perché come al solito, ahimè, io vedo sempre tutto in differita, o meglio, siete voi che vedete sempre un minuto in ritardo quello che io trasmetto. Quindi non vedo altri commenti. Ok, allora, niente, allora noi ci salutiamo, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra live, giovedì, con un altro articolo del blog, lunedì. Parleremo di un altro argomento sempre relativo al marketing e un po' anche al target. E niente, quindi noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi auguro buona settimana o buone vacanze se siete in vacanza, fortunati voi. E noi ci rivediamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.